Cucina con un click torna con un nuovo appuntamento culinario. Ci troviamo oggi nelle cucine del Magic Hotel con gli chef Angelo e Domenico. Qual è il piatto che proponete oggi? Oggi prepariamo una trota profumata su un vellutata di finocchi contornata da pere, lardare di Monte San Giacomo. Per questo piatto abbiamo bisogno delle trote, del pangratene e dell'erba cipollina. Invece per fare la vellutata abbiamo bisogno delle patate, della cipolla, del finocchio e dell'olio. Per caramellizzare le pere abbiamo bisogno del burro, dello zucchero e sfumato con del cognac. Iniziamo a preparare la vellutata di finocchi. Prendiamo il finocchio e lo puliamo. Prendiamo la nostra patata, la puliamo e la tagliamo a pezzettini. Prendiamo la cipolla, la tagliamo a julienne. Mettiamo dell'olio in una casseruola. Dopodiché aggiungiamo la cipolla che abbiamo precedentemente tagliata, julienne, e facciamo rosolare. Nel momento che si è rosolata aggiungiamo del finocchio, le patate, e continuiamo la rosolatura. Aggiungiamo del brodo vegetale, del sale e lasciamo cuocere. Nel frattempo sfilettiamo la nostra trota. Leviamo tutte le lische, una cosa molto importante di stare attento alle lische. Ok, allora, abbiamo ottenuto i nostri filetti. Prendiamo dell'erba cipollina che abbiamo già precedentemente lavato. E contiamo il nostro pangratene. Prendiamo i nostri filetti. Prendiamo il filetto di trota in questo modo e poi lo rotoliamo in questo modo. E lo mettiamo a gratinare nel forno 180 gradi per 12 minuti. Nel frattempo che la nostra trota cucina, passiamo la nostra vellutata al mixer. E la rimettiamo sui fornelli mantenendola calda. Adesso prendiamo la nostra pera, la tagliamo a spicchi e la apriamo dal torsolo, in questo modo. Procediamo alla caramellizzazione. Prendiamo del burro, mettiamo in una padella, aggiungiamo la nostra pera. Aggiungiamo dello zucchero, facendo caramellizzare in questo modo, e sfumiamo con del cognac.
e siamo pronti per impiattare. Prendiamo la nostra vellutata. La nostra trota. Guarniamo con un po' di basilico, un po' di erba cipollina, dei fili di finocchio, aggiungiamo la nostra pera caramellizzata, aggiungiamo un po' di olio e il nostro piatto è pronto. Ed ecco la nostra trota gratinata su vellutata di finocchio con pera lardara di Monte San Giacomo caramellata. Ed è tutto per questa puntata di Cucina con un click. Vi aspettiamo alla prossima e vi auguriamo un buon appetito. Sì.